Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto, voleva dire una cosa, che questo che adesso vi racconterò ha la sua origine in una lunga appartenenza e grata appartenenza al movimento. La seconda cosa è la sorte, o meglio, la grazia di aver assistito a Don Giussani negli ultimi anni della malattia, della sua malattia, no? Queste sono, diciamo, l'origine. Adesso io sono Ione, fisioterapista neurologica, che ho lavorato 42 anni, e adesso mi tocca a me vivere la infermità nell'altro versante, no? Ecco, voleva dire che la malattia di Guillain-Barré distrugge la guaina mielinica, che permette la trasmissione di tutti gli impulsi nervosi a gran velocità. E questa guaina è sparita di tutti i nervi del corpo, provocando una paralisi totale del sistema muscolo-scheletrico. Inoltre, anche ha danneggiato la masticazione, la deglutizione, la respirazione, la sensibilità, la parola, tutto. Io sapevo che era a letto perché lo vedevo, ma non perché sentivo che era a letto, no. Sono entrata in ospedale per i miei piedi e in poche ore mi sono trovata in terapia intensiva intubata, con tubi dappertutto e anche un macchinario per assistere alla mia respirazione. Allora, in quel momento lì io mi sono detta: ma io chi sono? Perché mi ricordavo Don Giussani la profondità con che diceva la parola io, e questo ci ha insegnato a tutti. In quel momento mi è venuto a dire: io sono tu. E allora in quel momento lì, così grave, gli ho detto a questo tu: sì, tre volte. E lì è cominciata la mia avventura. Lì ho ricevuto subito la domanda a chi sono, subito dopo. Chi sono? Ho sperimentato che la mia persona aveva una dignità che non veniva dall'esterno. Era lui che mi la dava. Paralizzata e senza nessuna attrattiva, mi rendevo conto che la mia dignità procedeva della sua appartenenza. Ecco, lì è la terapia intensiva e, come sapete, quelli che siete stati, è un posto abbastanza spiacevole. E mi ricordava molto anche delle sofferenze degli ultimi tempi del Don Giusto. E subito, vedendo il suo realismo, gli ho detto: ma chi, che, ma che, qual è il mio luogo? Come si chiama questa situazione? Subito ho capito, subito le ho dato un nome. Il nome era Croce. Quello era Croce. Ma lì ho capito che la croce voleva capire di più, e mi sono accorta questa frase che Don Giussani aveva detto tante volte, no? Le circostanze attraverso quali il Signore ci fa passare sono un fattore essenziale della nostra vocazione. Allora lì io ho detto: la croce è anche questa fedeltà alla vocazione per la conoscenza di Cristo, ma è una conoscenza che non finisce lì. Mi è stata data anche questa conoscenza per affermare e godere la sua risurrezione, lì, in quella circostanza lì. Ho visto molti segni che il Signore si manifestava a me vivo e attivo. E quali sono questi segni? Perché se no questo può sembrare una cosa stratosferica, invece no. Questo è il segno che mi ha dato, primo segno è la pace, ma non una pace psicologica, non come la dà il mondo. Come potrei definire? Potrei definire come io ho sperimentato una soddisfazione affettiva che uno stesso sperimenta quando sa che la sua vita è sostenuta con forza per un altro più grande. Questo per me ho sperimentato la pace. Ho sperimentato una letizia e alcune volte anche allegrezza, che dopo dirò, in mezzo a una debolezza estrema.
Di fronte a questi fatti, la mia ragione è stata come costretta a riconoscere quello che stava accadendo in me e negli altri, che adesso dirò. Perché quello che stava accadendo in me, i medici, le infermiere, si rendevano conto di qualche cosa. E uno le ha dato anche il nome. E vi racconto questo fatto. Era un professore che veniva con 7 studenti, di medicina. Allora si è messo davanti a me e ha detto ai suoi allievi: guardate, noi siamo venuti qui a imparare di questi pazienti così gravi, ma ci sono anche altre conoscenze. Una è la fede, e questa signora che è qui davanti ce l'ha. Io ero stupita perché, è chiaro, non parlavo. E no, cioè, come è possibile? Io muoveva gli occhi, apriva e muoveva gli occhi dicendo sì, è la fede, proprio quello è. Però che non poteva parlare. Un altro piccolo fatto è che così, i medici si sono radunati parlando con i pazienti della terapia intensiva, e è arrivato anche il mio, hanno parlato anche di me. E allora hanno detto 4 o 5 medici: guarda, a Ione la dobbiamo sedare perché è intubata e la situazione è un po' spiacevole. Dice uno: ma perché la dobbiamo sedare? Si è serena. E non mi hanno sedata. Allora, un'altra sorpresa è stata che in terapia intensiva la gente rimane poco tempo. E io passava giorni, settimane, mesi, e era lì. No. E allora mi dicevo: ma guarda, il Signore mi ha chiamato qui e qui desidero rispondergli. E così quel luogo che era spiacevole e continuava a essere spiacevole è diventato amato. Non mi chiedete come è stato, non lo so, ma so chi è stato. La seconda cosa che ho capito lì, in quel momento, è il valore dell'istante, che tu poco tempo fa, Davide, dicevi degli Usani, che di quel momento che ha sentito Corti, no, non è stato istante banale. Allora, anche a me è successo che in quella circostanza io non avevo più che l'istante, ma non volevo che quella circostanza fosse una parentesi nella mia vita. E per questo diceva sempre, no? Dico che Giussani diceva che era l'istante e per l'eternità. Allora, io ho detto a me stessa: ogni istante, anche se sembra banale, perché per il mondo più banale di dipendere da di tutto e di tutti non c'è. Però io ho detto: ogni istante, seguendo Giussani, ha la dignità del rapporto con Cristo, precisamente per quel rapporto. A questa dignità, e quando entra in quell'istante, riempie proprio di significato ed eternità, perché tutto quello che Cristo tocca è eterno. E allora l'istante non si perde più, perché è eterno. E mi sono accorta di una frase che mi ha segnato molto nella mia vita, del Cardinal Toran, che molti di voi conoscerete, e lui mi diceva: Ione, il tempo non è per qualcosa che passa, ma per qualcuno che viene. E questo mi ha dato un grande coraggio. Ho capito allora che quello che è banale per il mondo ha un valore immenso se si offre. Dio, io ho capito anche che nel suo disegno amoroso può permettere anche il dolore e la sofferenza. Però sempre, sempre, sempre è per un bene. E per un bene più grande. Questo lo posso testimoniare. Allora mi sono resa conto che Cristo aveva vinto in me, e se aveva vinto in me, ha vinto in me, e in voi e nel mondo. E lì mi è venuta una grande allegrezza, perché vedeva che questi 4 muri si spalancavano proprio al mondo. Io era paralizzata, ma era viva e attiva, perché sapevo che tutto quello aveva un significato, ma che mi dava un altro. L'ora degli istanti. Però ho avuto anche le sue lotte con lui, perché le sue lotte, perché
Io offriva quello, ma mi sembrava delle volte che lui mi prendeva più che quello che io le offriva, perché aveva parecchie correnti elettriche, eccetera, no? Io ho detto, basta, è troppo. E per un po' non gli ho offerto più. No? E allora, guarda, faccio una parentesi qui che a me mi ha aiutato tanto nella mia vita e penso che anche voi vi può aiutare. Un giorno le ho chiesto a Don Giussani così, le ho detto, senti Gius, ma tu sempre sei davanti a quella presenza? Sempre vivi della memoria? Ma ho detto no, alcune volte offro tutto quello, offro, desidero offrire tutto quanto, dopo mi metto nella realtà, comincio a fare delle cose. E tante volte mi sento fuori di me, guardate la parola, fuori di me. E quando ritorno a casa e vedo la voragine che sono stato preso in questa voragine, dico, prendo coscienza in quel momento e recupero le 10 ore che sono stata fuori di lui. Allora, questo, ritorniamo all'offerta che stava dicendo, questo mi ha aiutato molto a capire quello che mi stava accadendo, perché io durante un tempo non le offrivo, però non era contenta, non era tranquilla, serena. Dicevo, ma mi manca un fondo ultimo di abbandono, di fiducia. E allora detto, la mia libertà proprio ha ceduto e ho detto, guarda, mi aderisco totalmente. Questa è la prima ragione, che la mia libertà ha ceduto. Ma la seconda ragione è stata questa, dicevo, ma se io non aderisco a lui, freno la libertà di Cristo per continuare a manifestarsi a me. E allora gli ho detto una cosa, guarda, in te no, non c'è tempo né spazio, allora ti offro quello che non ti ho offerto ieri, l'altro ieri, l'altro ieri. Ti offro adesso, no? E allora ho capito anche una cosa molto importante, che noi offriamo con il nostro cuore umano, ma lui lo prende tutto con la sua potenza divina, che c'è una bella differenza, no? Sì, e altro che. Adesso mi dicono tutti, mi dicono, guarda, tu hai passato tutto, dimenticati di tutto, guarda avanti, non ti preoccupare. Io le dico: no, 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 non ho bisogno di dimenticarmi di niente, di un bel niente, no, perché è vero che i dolori, le correnti elettriche e tante altre cose che ho avuto non sono positive, però tutto questo è stato riempito di una positività così grande. Di una conoscenza di Cristo così grande che non ho niente, non ho bisogno di dimenticare niente, perché quello che mi è stato dato è stato molto di più di quello che ho sofferto. Allora, tutto questo che vi ho raccontato sarebbe impossibile viverlo senza la compagnia vocazionale. È il primo che devo tener conto è Carras, mio marito, che mi ha aiutato tantissimo. I gruppi di amici, tradirò anche molto amici, anche preti e anche memores, soprattutto dei nostri vicini memores, no? Che mi hanno aiutato tanto a vivere questa situazione. Per ultimo vi dico, vi devo dire una cosa. Che sono venuti quando era in ospedale un vicario che del movimento, il suo vescovo, perché quell'ospedale apparteneva alla sua cura. E allora mi hanno detto: che ti è successo? In mezzo minuto gli ho detto. Ma io le ho detto questo: la più importante non è tanto la malattia, ma quello che ho imparato, che Cristo non inganna. Perché come lui gli ha detto a Marta: Marta, Marta, ma perché ti affanni in tante cose? Se unica cosa è, solo unica cosa, è la necessaria, una. Allora, io ho capito che questo uno corrisponde esaustivamente al cuore
anche in una situazione limite come la mia. Basta. Grazie. Grazie a voi e soprattutto. Grazie Ione. Davide e Camus, che l'ho conosciuto oggi, e a tutti questi amici che sono lì, che anche se non li conosco, Tanti. sono amici. Ciao, Ciao ciao. Ione, grazie. Ciao anche Ciao. Carra, sai che si nasconde lì dietro. Ciao. Eccolo qua.